Immaginiamo un paese. Una terra senza guerre, né fuochi, senza grigi, ma con scale infinite di colori. Senza quell'inutile e corrotta malvivenza. Quanto sarebbe bello, invece, se tutti ci rispettassimo. Se per una volta tutti remassimo nella stessa direzione. Quanto sarebbe più facile la nostra vita. Quanto sarebbero più leggere le nostre giornate. Noi non siamo mafia. Noi non siamo camorra, né terrorismo. Siamo l'Italia. Qualcuno afferma che siamo l'ombelico del mondo. Di certo, un longevo e incantevole paese che ha ancora molto da rivelare. Colmo di rughe e cicatrici, che hanno ancora una storia da raccontare. Come un nonno, che non si stanca mai di leggere fiabe ai suoi nipoti. Siamo una penisola che si tuffa nell'impenetrabile blu del suo mare e in tutto il buono che dimora nei cuori della sua gente. Quella sensibile, quella che non molla la presa, quella che non stacca i fiori da terra, ma che si limita a guardarli affinché la loro bellezza possa lietare gli occhi di altri. Siamo gente che preferisce pagare, quella che non si piega, qualsiasi sia il costo, quella che vuole guardare all'indomani, quella che ha il coraggio di preparare un futuro ai propri figli, non più costretti a scappare, ad uccidere, a delinquere. Quella che decide di restare perché è questa la cosa che conta davvero. Perché noi siamo sapori, siamo profumi, siamo usanze. Noi siamo la forza dei San Pietrini, l'armonia delle fontane. Siamo gli odori di cucinato che si mescolano ed inondano le vie delle nostre case. Siamo il sorriso dei padri che tornano a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Siamo quelli che nei momenti difficili si danno una mano, quelli che si abbracciano. Noi preferiamo gli arrivi alle partenze. E allora, quanto è importante stare insieme, rispettarci in questo tempo di crisi, perché i tempi bui finiscono prima o poi, perché domani è già un altro giorno ed abbiamo sempre la possibilità di fare la scelta giusta. Quante persone hanno dedicato la loro vita alla legalità e all'educazione di una nuova società, all'importanza del rispetto verso i diritti umani. Quante persone ci hanno creduto e quante ci credono ancora. Per loro vale la pena di combattere, di provarci. D'altronde, gli aerei non decollerebbero senza vento contrario. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola.